Mercoledì 25 novembre ci troviamo a Treviso per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore con l'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso. Si parla di design applicato al sistema produttivo, un'occasione anche per fare il punto con le tante imprese presenti in questo workshop. Si parla anche di fare rete tra i vari soggetti protagonisti del settore dell'edilizia. Vediamo i contributi che abbiamo raccolto. Noi ci occupiamo della produzione di elementi in legno per parquet massiccio, sia a posa tradizionale che a posa prefinito, ecco. Quindi elementi già pronti. Come sta andando il mercato? Il mercato per quanto riguarda l'Italia è ancora in netta sofferenza, noi stiamo cercando di diversificare anche su altri mercati esteri ovviamente, e il mercato Italia è in netta sofferenza anche se comunque permangono delle aree di gradimento del prodotto, anche se ci sono comunque diversi prodotti che si affacciano da tempo e che imitano le caratteristiche di un pavimento in legno pur senza raggiungerne pienamente i vantaggi indiscussi che un parquet indubbiamente può avere. Noi abbiamo un prodotto molto particolare che è un parquet prefinito in legno massello che quindi associa, e sarà anche oggetto dell'intervento, la nobiltà di un materiale che appunto prima di noi poteva essere conseguito solamente su un parquet a posa tradizionale e alla velocità di posa e di montaggio che ha un parquet prefinito. Quindi noi siamo riusciti a coniugare le due cose mettendole in un unico prodotto e facciamo appunto questa serie di articoli che sono estremamente esclusivi perché hanno delle caratteristiche a livello tecnico prestazionale ma anche produttivo che nessun altro competitor è stato in grado ancora di imitare. Per quanto riguarda le novità che presentiamo, che stiamo presentando anche in questo convegno, riguardano prevalentemente le modalità di posa, in quanto fino a circa un annetto fa era possibile utilizzare i nostri prodotti esclusivamente con colla, e questo però comporta una perfetta realizzazione del piano di posa. Purtroppo, siccome molto spesso quando andiamo nei cantieri non è così e quindi è necessario eseguire degli interventi per poter sanare le caratteristiche di non conformità che il piano di posa presenta e con ovvie problematiche a livello di chi paga l'intervento, tempi di attesa, sgradevoli odori, soprattutto quando ci si trova all'interno di un condominio, quindi tutta una serie di dinamiche che molto spesso diventa problematico affrontare e risolvere, pur avendo noi completamente ragione nel chiedere un massetto realizzato correttamente. In ogni caso, ecco, siamo intervenuti ideando delle nuove modalità di posa che prescindono dalla presenza di queste caratteristiche di non conformità, per cui presentiamo un materassino, anzi un paio di materassini adesivi, e quindi una posa senza utilizzo di colla e anche una posa che in parte sempre tramite questo materassino adesivo consente di avere in un bassissimo spessore un riscaldamento elettrico a pavimento sottostante il nostro parquet e quindi con tutti i benefici che conseguono dall'avere un riscaldamento a pavimento.